a questo punto bisogna capire cosa succederà in panchina. Abbiamo detto appunto di un Allegri che è sempre più vicino a un addio, al di là del discorso Coppa Italia, al di là del discorso qualificazione in Champions League. E il nome che si fa in questo momento più roboante è chiaramente quello di Thiago Motta. È inutile girarci intorno, lo sappiamo, è in scadenza di contratto, sembra un allenatore in linea col nuovo progetto di Giuntoli e della nuova Juventus. Però la domanda che ti faccio è: tutto bellissimo fino ad oggi, ma Thiago Motta, secondo te, è da Juventus? Perché è chiaro che in questo momento tutti, la risposta più banale è sì, te lo sta dimostrando. Però non abbiamo la controprova in una grande squadra. Allora è giusto farsi questa domanda prima di un avvento così importante. Secondo te lo è da grande squadra? Oppure magari sei uno di quelli che dice sì, bellissimo Thiago Motta, ma una partita in Champions League non l'ha mai fatta da allenatore. Giusto, la domanda tua è lecita, però io te la rigiro anche ai tuoi interlocutori. La Juventus, questa è da Thiago Motta? Beh, secondo me sì, cioè, nel senso, secondo me è una squadra da Thiago Motta, è un Ti po' sei meno rispetto da di fuori? Zidane, per intenderci, ecco. Beh, allora là, se stiamo andando su fantamercato, attenzione, senza nulla togliere, chi porta, riporta le notizie, ci mancherebbe altro. Io la rigiro sempre così e penso, no, Thiago Motta, tutti mi dicono, ma Thiago Motta è da Juventus. Noi scordiamoci, cioè, molto spesso ultimamente ci scordiamo cosa è diventata la Juventus. La Juventus non è più quella degli anni 80-90, scordiamoci, quella Juve non è neanche più quella dei 9 scudetti, dei primi 5, diciamo, no? Non è Ma neanche anche più degli anni quella, 2000, cioè, neanche, bravo, esatto. emerge. Scordiamoci quella Juventus là. Il mondo avanza, i tempi cambiano, il calcio pure, anzi più velocemente di tutto il mondo, no? Dobbiamo rientrare, secondo me, è un mio pensiero, un ragionamento che ho fatto ieri, in un mood, non dico più provinciale, attenzione, perché la Juventus rimane sempre la Juventus e la storia che porta dietro ne è un esempio. Però dobbiamo renderci conto che anche tutto quello che circonda la Juventus è cambiato. È cambiato il tifo, è cambiato il modo di seguirla, è cambiato il modo di approcciarsi alla Juventus, sono cambiati proprio gli atteggiamenti degli juventini. Cioè, tu vai allo stadio oggi su 45.000 persone, io faccio fatica a capire chi veramente seguirebbe la Juve in capo al mondo. Non so se mi segui col Certo, ragionamento. certo. C'è quella branchia. Quella branchia, se quella branca di curva, certo, che fa parte comunque, fanno parte dei gruppi organizzati che sono il cuore, dovrebbero essere il cuore pulsante, no? Ma oggi è cambiato tutto. Allora io ti dico, ma la Juventus è da Thiago Motta? Allora mi fermo a ragionare, penso, cazzo, negli ultimi 5 anni cosa è cambiato? La dirigenza, beh, chiama poco, è cambiata praticamente tutto il CDA. È cambiato gli obiettivi, ma grazie a cosa? Grazie a un deperimento tecnico-tattico che comunque Massimiliano Allegri ha portato, inutile che ci giriamo intorno, negli ultimi tre soprattutto, un deterioramento tecnico-tattico. Quindi io tifoso che amo la Juventus e che la seguo anche a livello più specifico e più puntiglioso, cosa penso? Cambiasso, Yıldız, UEA, McKennie, Locatelli, Vlahovic, Bremer, Varenecea, Sulè, Illing Junior. Questi giocatori sono da Juventus? Nella Juventus che intendo io non giocherebbero mai o farebbero le riserve, ma nella Juventus che sta nascendo, chi li potrebbe esaltare per far diventare almeno una parvenza di quelle che intendo io Juve? Ti dico Thiago Motta. Sì. Allora a questo punto qua, ragionando così, ti dico, Thiago Motta è uno che molto probabilmente riuscirebbe a farmi riacquistare quella juventinità che ultimamente è latente per quanto mi riguarda. Non perché io non ami più la Juventus, attenzione, perché proprio il mood e il trend degli obiettivi, di tutto quello che ha circondato la Juve negli ultimi anni, mi ha portato a non essere più enfatico a livello proprio morale e di gioie, no? Che mi contraddistingueva negli anni scorsi. Ti dico allora, per rispondere alla tua domanda,
Thiago Motta sì, ben venga se fosse lui, accetto, ma dobbiamo essere anche in grado noi juventini, io per primo e tutti quanti, di dare il tempo a Thiago Motta, se mai dovesse arrivare, di lavorare con calma e di non dare le pressioni che solitamente la Juve dà, perché, chiudo, ribadisco, non è più la Juve che conosciamo noi, almeno noi, parlo di dai 30 anni in su, insomma, ecco, quelli che si ricorda la Juve, le Juve forti. Diamo il tempo di lavorare. Purtroppo anche io di 30 in su ce li ho e quindi ricordo un'altra Juventus, però è vero anche che da questo punto di vista, ecco, all'inizio ti ho dato una piccola provocazione, cioè non ha mai giocato una partita in Champions. Ci sono secondo me due aspetti a sottolineare. La prima, neanche un certo Antonio Conte si è seduto sulla panchina di Juventus, aveva mai allenato in Champions League. Io ti aggiungo neanche Lippi, però poi la Champions l'ha vinto. Esatto, esatto. Altro aspetto importante che secondo me non è da, da sottovalutare è vero, da allenatore no, ma da giocatore è stato un grande leader all'interno di grandi spogliatoi. Barcellona, sì. Inter, del triplete. Quindi voglio dire, è uno che secondo me l'esperienza ce l'ha. Oltretutto è un allenatore che secondo me è in linea col progetto, cioè devi migliorare dei giovani che, come hai detto tu, non sono attualmente forse da Super Juve, però è vero anche che è giusto anche contestualizzare, perché è vero che, facciamo un esempio, Vlahovic o Chiesa non sono giocatori da Juventus dei tempi d'oro, però guardiamo anche l'attualità del mondo del calcio, il livello si è abbassato tanto, cioè quanti super bomber ti ricordi a memoria oltre Haaland e Mbappé? Sono pochi. E tu fai 15 anni fa, ogni squadra aveva il suo, ecco. Per cui è chiaro che bisogna contestualizzare. Io sono convinto che questa Juventus può migliorare tanto. Serve qualche innesto, come dicevi tu, magari qualche parametro zero, qualche giocatore che comunque può essere l'occasione. Però l'Inter, secondo me, io vorrei imparare meno possibile dall'Inter, però l'Inter comunque ti insegna, e Marotta soprattutto ti insegna, che con le giuste idee si può fare qualcosa. E quando dici che non è più la vecchia Juventus, è vero, però forse l'unica speranza ce la dà quel giunto lì, che secondo me può farci sperare, può farci assolutamente quello sperare. Quello ti fa sperare nella nuova Juventus. Esatto, esatto. Ti lascio così però, attenzione, tu mi hai parlato di Thiago Motta e io ti dico che Thiago Motta? Starei attento. Sì, però. Magari questo ne parliamo in un altro contenuto. Magari perché anche io ho l'impressione che ci sia una sorta di Mister X lì di cui nessuno parla. Magari ne parleremo un'altra volta. Vi lasciamo con questo effetto. Va bene. Alla prossima, non so, effetto Netflix, cioè ci vediamo alla prossima stagione. Sì. Rimanete lì per qualche mese in attesa. Va bene, Luca, io ti ringrazio davvero tanto per questa bella chiacchierata. Invito come sempre i nostri amici, prima di tutto commentate, diteci la vostra qui sotto, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Luca, trovate lì contenuti molto belli, molto interessanti, anche delle live belle ricche di contenuti e anche, perché no, di divertimento. Ciao Luca, ci vediamo alla prossima. Ciao Beppe, grazie, ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie.